e buonasera a tutto il nostro fedele Stormo che ogni mercoledì sera ormai di consuetudine ci segue. Io come sempre sono Teo, che per chi non lo sapesse gestisco questa rubrica che si chiama La gente deve sapere, giunto ormai al nostro settimo appuntamento in cui cerchiamo di farvi conoscere sempre dei dischi a nostro parere validi, che però magari non hanno avuto la promozione che la loro qualità avrebbe meritato, o che semplicemente essendo delle novità rischiano di passare purtroppo e immeritatamente anche inosservati. Nelle puntate precedenti, per chi non ci avesse seguito, abbiamo parlato di dischi appena usciti come quelli dei Campfire, degli estoni Mezzatol e dei russi Arcona, ma anche di piccole chicche del passato che secondo noi non avevano avuto la giusta visibilità, come Wolves in the Front Room, Mytotin e Asmegin. Oggi invece parliamo di un grande gruppo svedese nato nella capitale della Svezia, Stoccolma, tra i primi a rappresentare un certo tipo di Viking Metal che sarebbe stato suonato diciamo dai 2000 in poi. Sono nati nel 1995, hanno ben 7 full length all'attivo, ovviamente mi sto riferendo ai Tyrfing, nome che spero comunque un po' di persone conoscano, anche se vedo che spesso sono sottovalutati e soprattutto spesso sono poco conosciuti. Dovrebbero essere molto più conosciuti per la qualità dei loro lavori, quasi sempre eccelsa, e comunque ben lontana dalla media del genere di solito. Il nome Tyrfing, dico subito che è tratto dalla celebre spada maledetta e corrotta che si trova in vari miti scandinavi, ma stasera vogliamo parlare dell'ultimo disco dell'anno scorso, che si chiama Deodeslösa, e secondo me è tra i migliori dischi dell'annata precedente, personalmente tra i primi 10. Diciamo che sublima il discorso iniziato da parte di questo gruppo svedese dal quarto disco in poi. Il quarto disco, che si chiamava Vansinnesvisor, perché in realtà è vero che questo tipo di Viking Metal molto particolare hanno iniziato a farlo da Urcraft, il terzo disco. Però è anche vero che queste novità stilistiche che appunto facevano capolino già in Urcraft sono state prese in maniera più prepotente solo dal quarto in poi, appunto da Vansinnesvisor. Appunto è da quel disco che riusciamo già a riconoscere quelli che poi sarebbero stati i Tyrfing, quelli che spesso nelle discussioni tra appassionati del genere vengono definiti i nuovi Tyrfing. Perché inizialmente i Tyrfing dei primi 2/3 dischi, appunto per questo ragionamento che ho fatto prima, sono molto più di Viking Metal di stampo classico rispetto Viking Black di stampo classico rispetto a quelli che sarebbero venuti dopo, molto più personali e secondo me molto più maturi. Comunque, appunto, i nostri 6 di Stoccolma, che tra l'altro aggiungiamo una notizietta fresca, sono rimasti in 5 giusto questa settimana, perché purtroppo Peter Löf ha abbandonato, è il tastierista, tra l'altro uno dei fondatori, ha abbandonato il gruppo per motivi di tempo, purtroppo, soprattutto purtroppo perché Peter Löf ha sempre garantito un suono particolare ai Tyrfing grazie alle sue tastiere molto particolari e molto caratteristiche appunto nel sound del gruppo. Comunque, appunto, dicevo che il disco in sé è la continuazione naturale e secondo me evoluzione del precedente Elsvite, a sua volta era continuazione del discorso iniziato in Vansinnesvisor e portato avanti ancora nel disco precedente Elsvite. Il disco di cui parliamo questa sera, Deodeslösa, è molto più ragionato dei precedenti. Secondo me è il disco che per ora ha garantito la sublimazione artistica ai Tyrfing, se la va a giocare con i loro dischi migliori senza dubbio, soprattutto grazie alla presenza di Jens Riden,
che per chi non lo conoscesse è stato anche lo storico cantante dei Naglfar, altro gruppo melodic black sempre svedese, che ha lasciato i Naglfar appunto ormai qualche anno fa per entrare a tempo pieno nei Tyrfing. La voce particolare, lo screaming particolare dalle mille tonalità diverse di Riden ha garantito, secondo me, il tipo di suono, il tipo di evoluzione che i Tyrfing da tempo cercavano. Nel disco sostanzialmente troviamo più che altro mid-tempo, garantiti e permeati da una melancolia perenne, con momenti di maggior carica, è vero, però pur sempre permeati da appunto da questa melancolia che rimane per tutto il disco e che lo avvolge. Un disco appunto più cupo, diciamo cupo come i precedenti, è semplicemente una sensazione generale, poi fatemi sapere se anche voi avete riscontrato questa cosa, che avvolge questa sensazione, avvolge letteralmente e trasporta l'ascoltatore. Non è adattissimo forse a chi cerca dentro dell'allegria o melodie facili, magari più tipiche di un altro genere di folk. Le tastiere appunto di cui parlavo prima, di Peter Luff, che assieme alla voce di Riden sono veramente tra i punti di forza del disco, garantiscono sempre una drammaticità, una spettralità veramente sempre perenni. E tra l'altro con ricami veramente azzeccati, mai invasivi, però sempre molto incisivi e fondamentali per lo sviluppo complessivo della traccia. Il disco si aggira tra i 40 e i 50 minuti di durata, per un totale di 8 pezzi, gestiti secondo me veramente alla perfezione, sono messi uno dietro l'altro veramente alla perfezione. Tutte le caratteristiche del disco le ritroviamo già subito dall'apertura, che è affidata alla canzone che si chiama Mot Elgrind. Tra l'altro sia caratteristiche che i veri punti di forza del disco, che sono, nonostante la difficoltà di ascolto, una comunque spiccata orecchiabilità e melodia, che però si apprezza molto meglio con i vari ascolti. Il singolo che forse meglio rappresenta il disco nella sua completezza, e che rappresenta appunto tutte le caratteristiche, fu anche affidato infatti a Venner's Furfall, che assieme alla conclusione affidata alla title track, che quindi si chiama Deo de Slossa, e assieme a Vindoga, sono per me le migliori tracce delle otto del disco, che comunque rimangono tutte veramente delle perle. Forse la più particolare è Camp, che ha delle soluzioni molto particolari, quasi hard rock, anche un po' settantiano nelle chitarre. Comunque, in sostanza, il disco secondo me è veramente molto valido, piacerà a chiunque abbia voglia di perderci un po' di tempo dietro, tempo che comunque non sarà perso, perché ve ne accorgerete, è veramente un bel disco. Il mio consiglio quindi è quello di dirvi: fatelo vostro e lasciatevi trasportare dalle note di questo sestetto, ormai purtroppo quintetto, adesso vedremo chi rimpiazzerà Peter Luff, questo quintetto svedese. La canzone che vi vogliamo far sentire questa sera per farvi assaggiare una parte piccola del disco è Vindoga, la penultima. Mi stavo dimenticando. In settimana di solito noi facciamo gli auguri ai nostri amministratori della pagina che compiono gli anni, e colpevolmente ci siamo dimenticati di fare gli auguri al nostro amministratore Kirves, nostro amministratore nonché nostro grande amico. Quindi buon compleanno a lui, e lo ricordiamo perché qualche giorno fa ha compiuto gli anni. Niente, allora io per questa settimana vi lascio con Vindoga dei Tyrfing. Buon ascolto e alla settimana prossima, Stormo.